Un dolore che non appassisce a Macerata come i fiori freschi, in via Spalato, la strada dell'appartamento degli orrori e in via dell'industria nelle campagne di Pollenza, dove il corpo venne ritrovato miseramente smembrato in due valigie. Un anno fa, la fine della povera Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si era allontanata da una comunità di recupero a Corridonia il 29 gennaio. È una ferita, è un dolore. Tutti i giorni ricordiamo nelle preghiere o comunque la ricordiamo sta ragazza come tutti gli altri ragazzi, tanto che anche stasera diremo messa presso la chiesina in cima alla salita ricordando lei ma ricordando anche gli altri. Per chi sta qui e per chi lavora qui è una guerra, non si può definire in un'altra maniera. Non è certamente un carcere, noi abbiamo letto e ci continuano a dire che avremmo dovuto trattenere questa ragazza, ma gli strumenti che lo Stato dà ci negano questo tipo di possibilità. Drogarsi o comunque consumare sostanze significa, in termini proprio empirici, non amare l'esistenza. Quindi evidentemente a questa gente non è stato insegnato l'amore all'esistenza. Io non mi sento di dire nulla perché capisco che questo è un sangue che loro vivono, vivranno per tutta l'esistenza. L'aggiunta che posso fare è che noi preghiamo per la famiglia, perché trovi pace dentro questa tragedia. Dalla Pars poi l'incontro con un uomo di Mogliano che non l'ha riportata indietro. Un passaggio in stazione e poi l'incontro ai Giardini Diaz con Innocent Osegale, il nigeriano di 30 anni che l'avrebbe aiutata a procurarsi una dose di droga, ad oggi unico indagato per l'omicidio della ragazza nell'appartamento dove viveva in affitto. Fatta a pezzi in modo scientifico, dirà il medico legale Mariano Cingolani. Il processo si apre il prossimo 13 febbraio e non sono coinvolti in questo filone d'inchiesta gli altri due inizialmente indagati, Lucky Awelima e Desmond Lucky, cui viene solo contestato lo spaccio di droga. Tra i messaggi anche quello del lupo, Luca Traini, che il 3 febbraio sparò contro i neri per strada, 6 i feriti, ora il suo legale chiede i domiciliari. Macerata fu così catapultata in un clima incandescente, terreno di campagna elettorale per le imminenti elezioni e terreno di battaglie vere e proprie. Un anno dopo, iniziative a Roma e anche a Macerata, ma non organizzate dal comune. Bastava un minuto di silenzio, fa sapere lo zio di Pamela e legale della famiglia, Marco Valerio Verni. Certamente la città non è più la stessa, ma la città è anche ripartita, mi viene da dire, non con feste. Le comunità sono comunità perché sono costituite in maniera complessa da tanti soggetti. Faccio due citazioni uniche. Quella delle famiglie: non ho mai sentito dalla famiglia Mastropietro un'autocritica sotto il profilo familiare di ciò che, per ciò che è accaduto. Così come ho ascoltato e letto le dichiarazioni del rettore, ci chiediamo cosa ognuno possa fare. Ecco, ognuno di noi, ogni parte, ogni componente avrebbe chiaramente potuto fare cose diverse, ma questo avviene in ogni situazione, in ogni fatto di cronaca, in ogni evento tragico che naturalmente si pone quotidianamente.